Di gusti differenti, ma c'è anche il bianco e il grigio di made a mano, un limone qui, no, più limoni, tre limoni, un grigio che ricorda molto l'Etna. Preferisco tuttavia le piastrelle fuori. Queste piastrelle bianche o quelle scure forse le vedrei adatte, ma un hotel di Catania forse sicuramente. Le ceramiche fuori invece le vedrei bene dappertutto, in un bed and breakfast, in un albergo, dappertutto, dappertutto, molto colorate, mi piacciono molto. Miei riferimenti, mio blog sui viaggi, CM Viaggi su Blogspot. Visto che ci sono anche limoni, il mio blog sulle ricette, CM Ricette su Blogspot. Peraltro anche pubblicherò prima o poi, chissà quando, alcune ricette con il limone, di Interdonato di Messina, quindi non lontano da Catania e da Caltagirone, non lontanissimo anche da Caltagirone, sede di Made a Mano, questa società. Basta per ora. Ed avete visto anche alcune piante. Il mio blog sul giardinaggio è CM Giardinaggio su Blogspot, è anche presente sulle reti sociali Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Stambole Pon, e anche su Grow the Planet, una rete specialistica per chi ama gli orti e le coltivazioni, le piante da orto, quindi piante che danno frutti. Basta. È il mio blog sui viaggi e il blog sulle ricette, sono anche sulle reti sociali Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Stambole Pon. Insomma, mi è piaciuto abbastanza il salone del mobile, anche il fuorisalone, il solito il salone satellite. Non sono stato al salone del mobile a pagamento, ma al salone satellite. E poi infine quello che ho visto sulle reti sociali, su Twitter, c'era qualcosa su questa good design di questa cascina, ma anche qualcosa di palermitano, vi rinvio al mio blog. Poi anche ho trovato un divano realizzato dal designer Giuseppe Chigiotti. Un divano rosso, color rosso, bello. Comunque vi rinvio al mio profilo sociale su Twitter, CM Viaggi su Twitter, e anche al mio blog. Questo divano magari poteva essere adatto ad un, adesso non ricordo bene, comunque forse a un albergo, non di lusso, insomma abbastanza raffinato, non pienamente informale, ma neanche tanto formale. E poi altro, comunque vi rinvio al mio blog. E quest'ultimo designer è un designer di Grosseto, quindi in Toscana, a Maremmano, che vive e lavora anche a Milano. Prof universitario, credo sia stato prof universitario al Politecnico di Milano. È tutto qui.